Oggi vi mostro cosa faccio in vacanza la mattina. Morning routine in vacanza. Ma prima di scoprirlo, ovviamente, sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovo video dove vi mostrerò la mia morning routine in vacanza. Sono svegliata già un'ora fa, però sono rimasta a letto perché questo video lo sto registrando il 16 di agosto e quindi cioè, abbiamo fatto tardi di sera, che era il 15, perché in realtà gli altri festeggiavano e noi abbiamo lavorato. Stamattina però bel tempo, per fortuna, perché ci sono stati dei giorni in cui ha fatto un tempo orribile e per fortuna andiamo al mare. Ora non so, vi farò vedere ovviamente dove andiamo con il video. Questo è il mio letto perché c'è Daniele sopra che dorme e questa è la nostra stanza che è piccolina piccolina perché ovviamente è una casa vacanza, cioè non è che abbiamo la casa gigante. E stamattina ovviamente io già non mi sono lavata ancora la faccia perché stamattina volevo fare la skincare routine insieme a voi. Però prima mi voglio vestire. Abbiamo i costumi. E qua c'è Yuki, che in realtà dorme ancora. Questa piccola cagnolina, perché anche lei ieri sera ha fatto tardi. Questa piccina. Quindi io la lascio un altro po' a letto, però in realtà tra poco deve uscire perché io mi vesto. Allora, ho qui tre costumi. Questo qua che è tutto fucsia, questo qua che è bianco e nero, questo qua che è giallo e bianco, questo è molto molto carino. Non lo so stamattina quale voglio mettere, questo, questo, questo. Andando nell'armadio, non vi faccio vedere Daniele perché Daniele è sopra cioè qua sta l'armadio e qua sopra c'è il letto di Daniele. Allora, qua dentro c'è il mio copricostume, che è questo qua, è comodissimo raga, ora vi faccio vedere. This is me, e adesso mi vesto. Allora, vado ad usare sul mio viso. Di solito lo faccio una volta a settimana o due volte a settimana e ora non lo faccio da un po'. Vado ad usare queste tre creme. Allora, vitamina C, siero, sempre di vitamina C, questo qua bio e questo qua per sempre la skincare. Per i brufoli, che brufoletto potrebbe uscire, quindi preferisco fare la skincare adesso. Allora, prima di tutto, però, voglio pulire il viso con le salviette. In realtà, io ho anche questo prodotto qui, che è una novità, non me l'avevo ancora fatto vedere, della Yepoda. Raga, vi giuro. Buonissimo, vi giuro, nonostante io mi sia lavata la faccia ieri sera 300 volte con i miei prodotti, la notte comunque si accumula tutto. Quindi, allora, adesso vado a mettere le mie cremine. Metto prima questo regolatore di sebo, poi vado a mettere le altre. Eccoci qua, amici, siamo usciti. Faccio vedere anche Daniele che siamo un pochettino Buongiorno ragazzi, siamo un pochino alti. stanchi dalla serata di ieri. Qua abbiamo Yuki, stiamo andando a fare i nostri servizietti come vi abbiamo detto prima. Allora ragazzi, io e Yuki stiamo aspettando Daniele che è andato un attimo al negozietto a comprare le cose. Adesso vi faccio vedere questa, è San Nicola Arcella dove andiamo in vacanza. Molto molto carina, cioè è sia sulle montagne, quindi collina montagne, e poi giù si scende e si va al mare. Dobbiamo andare di là perché andiamo a vedere appunto il mare com'è. Stamattina è un po' incerto. Arrivate al posto dove avevo detto prima per vedere il mare, se fosse agitato oppure no, siamo al belvedere di San Nicola Arcella. In questa giornata, in questa morning routine, che in realtà io non è che faccio tutte le mattine queste, ma questa è una mattina un po' speciale, vi porto a vedere anche un pochettino la paesino, perché questo è un paese, ma in realtà il mare non è agitato, pare. E questo è il belvedere, guardate che bello, belvedere perché è bello. E si vede tutto il panorama, quella è l'isola di Dino. E sotto si vedono i lidi, vedete? E da qua noi veniamo a vedere se il mare è agitato oppure no. Allora, sembra un pochino, c'è un'onda un po' lunga, oppure no? Daniele è l'esperto lupo di Secondo me mare, mare merluzzo, buono. però devo dire che, dai, il mare non è brutto. Queste sono le cose che Daniele ha Cioè, comprato. devo arrogarsi. Eh sì, perché nella morning routine bisogna far vedere tutto. Qui c'è Yuki che vorrebbe un po' di pane. Allora, ho comprato, ma Ragazzi, ve lo dico subito. il pane, raga, sto pane, che è uguale a quello di Napoli, perché qua non si mangia Allora, pane questo buono, qua è vi il pane giuro. cafone. Dobbiamo Facciamo vedere assaggiarlo. la Poi c'è lo nostra spesa, sbietto la nostra piatti. casa. C'è della mozzarella lì in fondo. Sbietto E per fare lo slime, non è non vero? avevo slime. E tuoi oli di gatta. Esatto, ragazzi, la mozzarella l'hai presa.
Sì, è la signora Anna. Bravissima. Che è la Bettolina. Bravissima. Una signora molto anziana che c'ha questo negozietto a centro di San Nicola Arcetri. Bravissima. Grazie, no? Una signora. Bravo. Troppo carina. Una bambina carina. Comunque, questo è il belvedere. E niente, adesso noi facciamo che andiamo a posare queste cose a casa. Andiamo al mercato. Yes, andiamo al mercato. Ci andiamo a fare un giro al mercato perché poi dopo vi faccio vedere anche come preparo la borsa per il mare. Eccoci qua, amici. Allora, siamo arrivati al mercato. Mercato di San Nicola. Adesso vediamo se troviamo qualcosa di carino. Ci sono anche un sacco di bancarelline con i vestiti. Anche cose da mangiare, vestiti, cose per la casa, un sacco di cose. Ogni giorno, martedì e mercoledì, ogni mercoledì lo fanno. Ho qui, abbiamo fatto acquisti al mercato. Quando torno a casa vi faccio vedere cosa ho comprato. Ho preso due vestiti e, come potete dedurre da qui, ho comprato anche dei pop-it. Vabbè, vi faccio l'haul del mercato appena torno a casa. Alla fine abbiamo deciso di portarci anche Yuki perché era un po' faticoso salire e scendere, perché la salita è molto faticosa. Comunque aspettiamo Daniele che torna e basta. Io ho cambiato costume alla fine perché l'altro costume, non so, mi dava un po' fastidio. Ho messo questo rosa, ho preferito mettermi questo rosa. Comunque dobbiamo preparare le borse per il mare. Vi faccio vedere in questa morning routine quello che porto al mare, poi dopo vi faccio vedere quello che ho comprato al mercato. Allora, qui abbiamo gli asciugamani, abbiamo quello mio e quello di Yuki, ovviamente con i bassotti, e la borsa anche di Daniele. Allora, questa è quella di Daniele. Qua abbiamo il mio zaino con tutte le creme e vado a mettere ovviamente all'interno gli asciugamani. Poi mi porto sempre le scarpette per il mare, perché dove andiamo noi ci sono i sassi, le luci, ok, ci sono i sassi, e quindi mi servono le scarpette. Le creme abbronzanti io già ce l'ho, di solito porto anche due tipologie di ciabatte perché le cambio. Quando scendo dalla macchina metto altre, e quando vado in macchina ne metto altre. E poi devo preparare la borsetta anche di Daniele e di Yuki. Prima però, dai, vi faccio vedere cosa ho preso al mercato. Allora, ho preso dei pop-it, questo spinner, che ci farò uno short a parte, penso proprio adesso che vado al mare, e vi faccio vedere questi vestitini che ho preso. Allora, ho preso una sola mano, è un po' difficile farvi vedere. Ho preso questo vestitino con questa trama, così, tipo molto capri, fatto così con le spalline a giro maniche. Molto anni 70, tipo 60, non lo so. Comunque mi piace. E poi questa per il mare, però la devo lavare, ragazzi, perché altrimenti... E questa qua è di lino, cioè io... Shock. E infatti già si è stropicciata, mannaccia. Questa camicia, che è un copricostume, mi è piaciuta subito perché mi piacciono queste trame così. Poi è molto 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 leggera, essendo di lino, penso misto cotone, si vede, ed è veramente carinissima. Quindi ho preso queste due cose di vestiti più pop-it e spinner. Allora, ragazzi, eccoci qua, borse preparate. Qui ci sono i miei occhiali da sole, che sono anche da vista. Allora, qua dentro ho messo doppie ciabatte, quindi queste per il mare, ciabatte di 11, costume di ricambio, creme da sole sempre, mi raccomando, telo per il mare. Qua dentro ho una mascherina, fazzoletti imbevuti. Qua sono le cose che devo fare per lo short. Vabbè, questi vestiti li devo lavare, quindi li tengo qua. Ragazzi, voi non avete capito una cosa. Mi sono accorta dopo che questo costume che io ho sotto, infatti mi sono dovuta cambiare, mi sono dovuta mettere questo, il costume che ho sotto, che ho messo fucsia, mi ha scambiato la maglietta. Ragazzi, me l'ha fatta diventare rosa. E quindi niente, adesso noi andiamo al mare e vi faccio vedere un pochino il mare, e poi la mia giornata, la mia morning routine, la mia mattina praticamente finisce qui al mare, perché poi niente, noi scendiamo tardi, ragazzi, scendiamo sempre verso le 11, mezzogiorno, e praticamente a mezzogiorno finisce la mattina. E niente, ora vi faccio vedere un po' il mare. E uno, due... Voilà, ragazzi, siamo al mare. Qui c'è Yuki, qua vedete il piede di Daniele, e siamo al mare. Siamo venuti oggi qui, e quindi niente, siamo venuti qui con i nostri lettini, siamo organizzati, belli comodi. Ok, amici, allora, questo è tutto, questa è la nostra morning routine. Vi abbiamo fatto vedere un po' cosa facciamo la mattina in vacanza.
qua vedete. Posso far vedere la tua bellissima faccia abbronzata? Eccolo, guardate, questo è Daniele che si Certo. sta abbronzando. Questa è la nostra morning routine in vacanza. Noi questo facciamo di solito. Ci prepariamo, se ci sono cose che dobbiamo fare le facciamo. E niente, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. Intrattenuto, strappato un sorriso come sempre. E niente, io vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao amici!